Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche delle pandite. Quest'oggi siamo nel kick-off di Hell in a Cell 2016 e qui vediamo il match appunto che si è combattuto in questo kick-off, ovvero un match della divisione cruiserweight della WWE. Il primo ad entrare nel ring è il messicano Sin Cara e qui vediamo il suo tag team partner, Lince Dorado. Cara, going solo. Weighing 175 pounds, Lince Dorado. Eccolo qua, Lince Dorado, che farà coppia con Sin Cara in questo match. Their tag team partner from Charlotte, North Carolina, weighing 205 pounds, Cedric Alexander. E qui vediamo Cedric Alexander che farà coppia con Sin Cara e Lince Dorado in questo six man tag team match qui nel kickoff di Hell in a Cell. E qui vediamo lo sponsor del kickoff, ovvero KFC, la storica catena di ristoranti a base di pollo. E qui vediamo l'ingresso del team avversario. Il primo componente è Tony Nese. Their opponent, first from Long Island, New York, weighing 190 pounds, Tony Nese. Eccolo qua, Tony Nese con i suoi addominali scolpiti perfettamente, che fa il suo ingresso qui nel kickoff di Hell in a Cell 2016. E qui vediamo il suo tag team partner, Drew Gulak. His tag team partner from Philadelphia, Pennsylvania, weighing 202 pounds, Drew Gulak. And Drew Gulak's quietly becoming one of my favorites. Ecco qua Drew Gulak direttamente dall'Australia, se non ricordo male. Qui vediamo il team, il terzo componente di questo team, Aria Daivari. Their tag team partner from Minneapolis, Minnesota, weighing 190 pounds, Aria Daivari. Quindi completati i team che fanno parte di questo kickoff di Hell in a Cell. Ovviamente siamo al TD Banquet Garden di Boston in Massachusetts per questo match qui nel kickoff di Hell in a Cell, una edizione del pay per view passata la storia, soprattutto per il main event, il primo Hell in a Cell femminile in assoluto fra Charlotte Flair e la beniamina di casa Sasha Banks. Ma qui non siamo in Hell in a Cell match, è un six man tag team match, un 3 contro 3. Partono Sin Cara e Tony Nese, quindi parte il lottatore più esperto del team, diciamo dei buoni tra virgolette, contro Tony Nese, che è quello più fisicato tra i tre diciamo cattivi della situazione. Qui vediamo Sin Cara che subito manda fuori i giri Tony Nese con questo arm drag, poi Tony Nese evita il colpo, però qui guardate come Tony Nese riesce in qualche modo ad evitare il peggio, ma Sin Cara lo prende, lo agguanta per l'aria, se lo carica sulle spalle e va però solo con un backbreaker. E qui attenzione, entra Drew Gulak e anche lui entra solamente per subire il title wheel backbreaker. Qui entra anche Daivari che subisce lo stesso destino. Tutti title wheel backbreaker, eseguito dall'esperto Sin Cara. Sin Cara da 5 anni in forza nella WWE. Attenzione, un calcione all'addome da parte di Sin Cara che però viene distratto da Tony Nese e permette ad Aria Daivari di andare con un neckbreaker che cambia completamente gli equilibri del match in favore del team composto da Tony Nese, Drew Gulak e Aria Daivari. Quindi vediamo qui l'arabo che va con questo side headlock su Sin Cara. Sin Cara subito ne esce, vedi, qui vediamo inquadrati gli altri componenti del team che ancora devono fare l'ingresso del match. E qui attenzione a Sai Moonsault da parte di Sin Cara su Aria Daivari che dà il tag a Tony Nese e dall'altra parte entra nei giochi Lince Dorado che va con un flying crossbody su Tony Nese, poi Head Scissor
da parte di Liz Dorado, che ha un po' di problemi di equilibrio, subito recuperate. Qui bellissimo Hank Speed Elbow da parte del messicano, continua la sua offensiva con un spinning kick, una sorta di leg lariat da parte di Liz Dorado, che poi va sulla terza corda, vuole volare. E qui va con lo shooting star press, perfettamente eseguito, schieramento 1-2, ma intervengono Tony Nese e Dugula che Airi e Davairi, che adesso subiscono l'azione da parte di Sin Cara e di Cedric Alexander, che mandano fuori dal ring gli altri membri del team. E qui Nese Dorado, attenzione, va sul paletto, manda via Tony Nese, attenzione però, evita il colpo Tony Nese, e attenzione... Che succede? Tentativo di DDT da parte di Liz Dorado, però Tony Nese lo ribalta e manda Liz Dorado fuori dal ring. Grande dimostrazione di forza da parte di Tony Nese, che nonostante il peso dimostra di avere una grande potenza nelle braccia. E qui rientriamo dopo la pausa pubblicitaria americana, anche se eravamo su YouTube, con Drew Gulak, che è il più tecnico dei tre. E guardate qui come chiude Liz Dorado in questa presa di sottomissione alle gambe, una sorta di Indian Deathlock da parte di Drew Gulak, con Liz Dorado che adesso subisce l'iniziativa del suo avversario. Attenzione Drew Gulak, poi trascina Liz Dorado verso il suo angolo, e qui c'è il tag ed entra Tony Nese, che ricordiamo è il lottatore più forte fisicamente tra i sei coinvolti in questo match, che ovviamente qui parliamo della divisione cruiserweight, quindi la divisione dei lottatori più spettacolare all'interno del roster della WWE. Qui guardate Tony Nese che va con lo springboard moonsault, anche se non riesce a centrare perfettamente Liz Dorado, però qui comunque tenta lo schienamento ma ottiene solo un conto di due. Il match continua con Tony Nese che ancora chiude Liz Dorado all'angolo e dà il tag a Drew Gulak, che va su Liz Dorado. Attenzione, ancora i due si danno di colpi all'interno del match. Qui Joe Breaker da parte di Liz Dorado, che poi va con una ricarrana, tenta anche lo schieramento 1-2, no, solo contro i due. Qui Liz Dorado è bravissimo a dare il tag a Cedric Alexander, che era l'unico lottatore che ancora attivamente doveva far parte del match. E qui comitato da parte di Cedric Alexander, che va adesso con Ace Whip rovesciato. Attenzione, mamma mia, che agilità, che spettacolo da parte di Cedric Alexander, che poi chiama a raccolta Sin Cara e Liz Dorado. E qui i tre vanno a volare. Oh my fucking god, mamma mia, che voli, che spettacolo qui nel kickoff di Hell in a Cell. Grandissimo spettacolo, qui rivediamo nel replay. Allora, due senton e un suicide dive. Senton eseguito da Cedric Alexander e Liz Dorado, e suicide dive eseguito da Sin Cara. E qui Cedric Alexander, che succede? Drew Gulak va a chiudere Cedric Alexander in questa presa di sottomissione. Attenzione, ma che succede? Liz Dorado arriva e con un leg drop chiude. Ecco, attenzione, Disky Elbow da parte di Airi e Davairi su Liz Dorado, ma arriva Sin Cara che va ad alzare e lo schianta da Airi e Davairi con un back, con una power bomb. Attenzione Tony Nese, va su Sin Cara. Puttana, che botta per il messicano. E qui attenzione, Cedric Alexander vola flying cross line da parte di Alexander, che poi va su Drew Gulak. Drew Gulak evita il peggio. Guardate l'agilità, guardate lo spettacolo messo in piedi dei cruiserweight della WWE.
Attenzione, lumbar check! Lumbar check da parte di Cedric Alexander, che va per lo schieramento e per il conto di 3. Here are your winners, Lince Varado, Sin Cara and Cedric Alexander. Mamma mia, grande spettacolo qui dal kickoff di Hell in a Cell 2016, non poteva essere altrimenti, visti i protagonisti in campo. Qui vediamo il lumbar check, la mossa finale che ha decretato la vittoria del match per il team composto da Cedric Alexander, Lince Dorado e Sin Cara. E su queste immagini vi ringrazio per aver visto questo video delle tre ricordiche del partita. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su YouTube.